Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, sempre Final Fantasy XVI e quindi altra caccia. Let's go. Nectar, dimmi tutto. Mi manca l'ultima per ora, una collina dove morire. Tra i mercanti della Repubblica si moltiplicano i racconti di carovane che finiscono schiacciate da un nero macigno, un essere dalla natura indefinita ma decisamente poderoso in termini di dimensioni, forza e spietatezza. Colui o colei che mai volesse provare a eliminare questa nera entità si guadagnerebbe non solo l'eterna gratitudine dei mercanti del deserto, ma anche quella degli spezzamaledizioni che rischiano la vita ogni volta che attraversano il Velcroi. Quindi deserto del Velcroi, Dalmechia. Quindi questa è una caccia in territorio nuovo. Quindi qui. Ecco qua, nel deserto di Velcroi. E quindi dovremmo trovarlo qua, più o meno. Quindi una sorta di roccia nera, hanno detto. Bene. Vado e torno. Anzi, vado e lo ammazzo. Eccoci qui. Siamo arrivati di fronte al ricercato. Devo ammettere che questa volta la mia intuizione è andata totalmente sfasata, perché ci troviamo esattamente qui sopra, nel deserto di Velcroi. Io mi ero, diciamo, soffermato di più nella zona commerciale, perché ho detto, visto che tante carovane sono state distrutte, è probabile che noi troviamo il nostro ricercato, diciamo, in questa zona, ovvero nella zona vicina al mercato. Invece no, ho girato un pochettino, ho fatto il giro del deserto fino a ritrovarmi praticamente nella zona più isolata, che è un po' una caratteristica in realtà dei vari Final Fantasy, sul dove si trovano oggetti o nemici opzionali forti, mettiamola così. Però questo è di livello B, quindi non credo sia così forte rispetto alla gelatina di prima. Ah, è tipo una sorta di Adamantar più forte. Astitokalon. Ok. Backlife. Hai bisogno di una spada più grande. No! Parriare qui sarà difficilissimo. Però non impossibile. Sarebbe stato comodo quel parry di fuoco per i getti magici, in realtà. Wow, non me l'aspettavo questo. Cannone d'acqua. Ok, questo è abbastanza prevedibile. Cannone d'acqua. Però con uno mi colpisce sempre.
No, attenzione. Anche se provo a mettermi di lato mi colpisce lo stesso. Comunque sì, questo come difficoltà è decisamente più facile rispetto al budino. Esatto, è finita. Madonna, 10.000 kill. Scarletite. Queste ottime. Eh sì, mi dispiace. Bene, detto questo, per ora le cacce sono finite. Per cui, alla prossima.